Passano gli anni, passano le stagioni, ma se volete vedere belle moto dovete fermarvi allo stand MV. Anche quest'anno la regina è la brutale 1000 RR. Se l'anno scorso era stato il turno della serie oro, quest'anno arriva la brutale 1000 RR versione base, ma poi di base c'è veramente poco. Ha 208 cavalli, velocità massima superiore ai 300 km all'ora. E per restare incollata all'asfalto ci sono ovviamente alette aerodinamiche ai lati del radiatore che caricano l'avantreno superati i 200 km all'ora. Anche le sospensioni sono adeguate alle prestazioni, ci sono un pacchetto di Oilins a gestione elettronica semiattiva. Il motore 4 cilindri è stato completamente riprogettato, ha per esempio cornetti di aspirazione di diversa lunghezza per garantire un'erogazione piena a tutti i regimi, ma anche raffinate bielle in titanio, nuove guide valvole e alberi a cam completamente ridisegnati. Novità anche per l'elettronica, che è stata rivista in profondità. C'è una nuova centralina, acceleratore Rideway Wire, mappe motore e piattaforma inerziale IMO, che gestisce anche il faro anteriore, che può variare la direzione del fascio luminoso in base alla posizione della moto. Di primo livello l'impianto frenante, con pinze anteriori radiali Brembo Stilema e dischi flottanti da 320 mm di diametro. Immancabile infine la strumentazione con display da 5 pollici, completamente personalizzabile e che si può connettere al cellulare. Se siete tra quegli incontentabili a cui la brutale 1000 RR sta stretta, MV ha pronta per voi la soluzione. E la Rush 1000, nata ufficialmente come un esercizio di stile, ma da Schirana ci dicono che tra pochi mesi sarà regolarmente in produzione. Per 33.900 euro avete diritto a un 4 cilindri modernissimo da oltre 300 km all'ora per 208 cavalli e un peso a secco di 186 kg. Ovviamente i dettagli esclusivi si sprecano. Ruota posteriore lenticolare, ruota anteriore a raggi, tanto carbonio usato senza risparmio, faro anteriore lenticolare con profilo in alluminio ricavato dal pieno e dal pieno sono ricavati tanti altri dettagli. Insomma, sta a voi la scelta. Anche la Superveloce si presenta qui a ECMA in versione di serie dopo la versione serie oro dello scorso anno in tiratura limitata. Il motore è sempre il 3 cilindri da 148 cavalli con una gestione elettronica evoluta, promette MV, e garantisce quindi un'erogazione piena e corposa su tutto l'arco di potenza. La ciclistica deriva da quella della sportivissima F3, ma la posizione di guida è stata un po' rivista, quindi è meno estrema della sorella da pista. I cerchi sono a raggi e le finiture ovviamente praticamente da special. Finora abbiamo parlato di moto eccezionali dedicate a chi il portafoglio ce l'ha parecchio capiente, ma MV ha pensato anche ai semplici appassionati ed ecco per loro la serie rosso, ovvero sia Brutale 800, Dragster 800 e Turismo Veloce in edizione semplificata, cioè si rinuncia a qualche dettaglio sfizioso, la livrea disponibile è solo rosso, ma per il resto la sostanza è quella dell'MV, motore 3 cilindri in linea da 798 cm3, con potenza massima di 110 cavalli, 4 mappature e, solo sulla Turismo Veloce, anche la centralina IMU,